Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo anche oggi dei santi martiri, ma dei martiri particolari, i cosiddetti santi innocenti, questi bambini che Erode ha ucciso per poter arrivare ad uccidere Gesù. Troviamo già in questo avvenimento il rifiuto da parte di chi non crede dell'annunzio della presenza di Dio nel mondo e del Vangelo, il rifiuto di Cristo. Ecco, all'inizio di questa celebrazione consideriamo quante volte anche noi forse rifiutiamo ciò che Dio ci chiede per paura di perdere qualcosa, che a volte proprio questa paura ci fa commettere il peccato. Ricordando i santi martiri innocenti, allora affidiamo alla misericordia di Dio la nostra vita per poter accogliere la misericordia di Dio e il perdono di tutti i nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, che oggi nei santi innocenti
sei stato glorificato non a parole, ma col sangue. Concedi a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Se il Signore non fosse stato per noi, quanto eravamo assaliti, allora ci avrebbero inchiottiti vivi, quanto divampò contro di noi la loro collera. Chi donò la sua vita, risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi donò la sua vita, risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita, risorge nel Signore. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, in questa ottava di Natale anche oggi ricordiamo il martirio di testimoni che con il loro sangue hanno annunziato la nascita di Gesù e hanno annunziato soprattutto la presenza di Dio nel mondo. I santi innocenti, quelli che ricordiamo appunto come la strage di Erode, quella strage che Erode ha perpetrato per poter arrivare a Gesù, per poter eliminare il figlio di Dio appena nato, per poter mettere al sicuro, possiamo dire, il suo potere da ogni eventuale perdita in ragione di questo nuovo re che era nato in Israele. E quindi di conseguenza compie questa strage e che rimane anche nella storia della rivelazione una pagina oscura, una pagina buia, perché ogni volta che le stragi riguardano soprattutto i bambini, certamente rappresentano un'esperienza molto negativa della cattiveria umana. Ma giustamente questa pagina del Vangelo e questo avvenimento ci ricordano dove può arrivare l'uomo quanto perde il punto di riferimento in ragione di Dio. Perché giustamente quello che muove Erode è la paura di perdere un potere, quel potere umano che lo rassicura per tanti aspetti, che lo fa sentire forte e che addirittura lo pone anche al di sopra di Dio. Perché in fondo il popolo di Israele aspettava il Messia e certamente la rivelazione dell'antico popolo dell'Alleanza era in questa attesa. Ma noi sappiamo bene che non sempre ciò che Dio dispone è accolto favorevolmente dall'uomo, è accolto in ragione di quelli che sono i nostri personali progetti o comunque le nostre sicurezze. Ed ecco allora la conseguenza di questa lontananza da Dio, di questo mettersi nel buio. San Giovanni ci ha ricordato che con la venuta di Cristo nel mondo la luce ha illuminato gli uomini, le coscienze, il cuore. Essere lontani da Dio significa invece vivere in questo buio che addirittura è capace di farci compiere anche dei gesti così efferati. Certamente nel ricordo dei santi innocenti non possiamo non ricordare le tante vittime innocenti di oggi, tanti bambini
che muoiono, che soffrono a causa della cattiveria umana. Sappiamo bene come anche tutto ciò che accade intorno a noi non è semplicemente la conseguenza di chissà quale cambiamenti epocali legati piuttosto all'esigenza di stare meglio. Sappiamo bene che tutto ciò che accade è anche frutto di un'ingiustizia che ci pone sul piano mondiale e ci divide tra paesi ricchi e paesi poveri, e dove in ragione proprio di questa ingiustizia tanti sono costretti a cercare una realtà migliore, una dignità, un lavoro, la possibilità appunto di poter vivere degnamente come uomini e soprattutto come figli di Dio. Le vittime, come al solito, di queste ingiustizie sono i più deboli e i più fragili, sono i bambini. Ecco, questa festa allora ci permette di guardare con sincerità e anche con umiltà a tutto ciò che noi stessi viviamo oggi, perché queste stragi non si ripetano, che non accada anche a noi di essere come Erode, di perdere un potere, di perdere un posto, di essere invasi. Ecco, tante espressioni che oggi sentiamo spesso, la paura che dei bambini possano mettere in crisi le nostre sicurezze. Non è così. Chi si affida ai bambini, come dirà anche Gesù nella sua predicazione, è come chi si affida agli angeli, perché essi sono dinanzi al volto di Dio e lo contemplano giorno e notte. Sono come gli angeli. E che non accada che anche oggi queste stragi si ripetono, come d'altronde vediamo che a volte accadono, perché effettivamente significa che il Vangelo non ha evidentemente illuminato la vita degli uomini e a volte anche la nostra vita, ma continuiamo forse a brancolare nel buio. Questa pagina del Vangelo ci ricorda allora che il Natale di Gesù, che pure è stato rivelato con il canto degli angeli e con la gloria degli angeli, come diceva Papa Francesco, è stato accompagnato anche dal pianto di questi piccoli che non a parole ma con il sangue hanno testimoniato la loro fede in Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Non sappiamo che cosa abbiano detto i pastori e i santi magi una volta giunti ai piedi del Salvatore. Certamente avevano espresso sentimenti suggeriti loro dallo Spirito. E quanto vogliamo fare anche noi perché la nostra preghiera risulti gradita al Signore di tutte le misericordie. Preghiamo insieme e diciamo: ci salvi la tua destra, Signore. Ci salvi la tua destra, Signore. Quanto sangue scorre nel mondo, ora versato per nobili ideali e ora per causa di ingiustizie e violenze. Uno solo però salva e rende meritorio ogni dolore umano, quello di Cristo. Perché gli conserviamo perenne riconoscenza, preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Dopo aver peccato, l'uomo è tentato di autogiustificarsi ed è la colpa più grave. Affinché riponiamo ogni fiducia in Gesù, avvocato nostro validissimo presso il Padre, preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. La fuga in Egitto della Sacra Famiglia
da rilievo alle grandi migrazioni dei popoli nella storia antica e contemporanea, perché ci sentiamo tutti pellegrini sulla faccia della terra, legati a un comune destino e impegnati in operosa solidarietà. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. La strage degli innocenti e il pianto delle loro madri richiamano alla nostra attenzione il problema degli attentati alla vita dell'uomo, dal suo primo fiorire alla sua fine, perché le nostre convinzioni e la nostra condotta siano in proposito illuminate e ferme, in piena conoscenza con le direttive del Magistero. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Per le sofferenze della Sacra Famiglia nell'esilio di Egitto, le porte della Gerusalemme celeste si aprano ad accogliere tutti i nostri cari defunti. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Amabilissimo Salvatore, che nel sacrificio dei santi che oggi onoriamo hai accettato e santificato il dolore innocente, rendici voce di tutte le creature che prima ancora di conoscerti fanno della loro vita un omaggio a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che fai dono della tua santità anche ai bambini che ne sono ignari, accetta questa offerta per il sacrificio e dà un cuore semplice e puro a noi che celebriamo i tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Salve.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Innocenti, i Santi Francesco e Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, un Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. La pace sia con voi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Padre misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti, che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio, Salvatore del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questi giorni santissimi, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.